La videosorveglianza è uno strumento importante ormai adottato da anni in tutta Italia, consente di poter sopperire anche in taluni casi alla mancata presenza di unità di personale, forze di polizia, ma penso anche alle polizie locali per un controllo capillare del territorio, che dobbiamo continuare a fare, ma dobbiamo utilizzare anche strumenti nuovi come la videosorveglianza. E avere degli occhi che controllano il territorio ha una duplice funzione: in chiave preventiva dissuade, e in chiave repressiva ci consente di poter investigare meglio. Ecco, con queste nuove 200 telecamere la provincia di Treviso è sicuramente una tra le più controllate della penisola. Il progetto Visore non abbraccia tutta la provincia, e abbraccerà soltanto un numero limitato, poco meno di 30 comuni. È un progetto importante perché mette in rete tutti questi sistemi di videosorveglianza nei singoli comuni ed è un progetto significativo certo a livello nazionale. Come sindaco ha ricordato, dopo l'efferato omicidio di Golgo Monticano, due persone hanno perso la vita, il ministro Maroni ha finanziato subito questo progetto voluto dai sindaci. Sono 5,3 milioni complessivamente gli interventi, suddivisi 2,5 milioni dal Ministero degli Interni, 2,8 milioni da parte della Regione del Veneto, 27 comuni, quasi 200 telecamere che sono usufruibili, per cui utilizzabili, da Vittorio Veneto con una postazione fino a tutto lo Pitergino Motense, creato appositamente perché il casello di Cessalto viene considerato una porta autostradale del corridoio verso l'Europa dell'Est, molto pericoloso per quanto riguarda appunto la criminalità. È un'area molto ampia, per cui il server è stato posizionato all'interno della questura e sicuramente polizia, carabinieri, guardia di finanza hanno la visione immediata di tutti i quasi 200 telecamere posizionate in 90 incroci ritenuti strategici da parte delle forze dell'ordine. Noi come provincia abbiamo fatto la stazione appaltante di questo progetto, i lavori sono conclusi a dicembre 2014, abbiamo anticipato il pagamento per cui è l'impresa, adesso attendiamo la certificazione del progetto stesso da parte del Ministero degli Interni, perché ricordiamo si sta parlando anche di privacy e di sicurezza per le forze dell'ordine. Appena conclusa questa verifica da parte del Ministero degli Interni e da quel che sappiamo verso metà novembre accenderemo finalmente dopo 8 anni le telecamere per una maggiore sicurezza verso i nostri cittadini e i nostri territori. Ci siamo, a metà novembre parte questo progetto, iniziano a funzionare le telecamere e speriamo possano bastare per la sicurezza dei nostri comuni.